Oggi è la giornata mondiale della povertà. Lei che cosa ne pensa? È una giornata importante per mettere in risalto questo tema che affligge in Italia al momento quasi il 25% della popolazione. Una giornata come questa fa un po' tutti riflettere su quelle che potrebbero essere anche le prospettive di rinascita dell'Italia su questo fronte. Come Ferrovie dello Stato, oltre ad appoggiare queste iniziative, ricordo che oggi a Bari abbiamo consegnato anche delle coperte di Trenitalia alle persone senza fissa dimora, quindi l'impegno del gruppo su questo tema è forte ed è importante. Il gruppo Ferrovie dello Stato sta facendo qualche cosa in più, dando ad esempio in riuso sociale tramite i comodati gratuiti parte del proprio patrimonio immobiliare alle associazioni per fare iniziative come queste.